Ciaccia brutta, Gesù. Buongiorno e benvenuti in Vlogmas. Un video ogni tanto nel periodo natalizio perché sono piena di robe da fare, ma so che mi amate comunque. Ti fai il solito cappuccino. Infatti i capelli mi fa schifo, cioè sono proprio orrendi, dovevo capire cosa fare i miei capelli perché faccio uno chignon se mai. Raga, che schifo la coda. Devo scegliere cosa prendere per merenda. Considerando che prendo sempre la solita barretta di cereali, vorrei provare qualcosa di nuovo, però non so che più prendo. Mela e una tipo cosa di cioccolato fondente. Ok, questa è la situazione. Scendiamo, magari. Va, secondo me mi verrà la cacca. Sicuramente mi verrà la cacca. Avete presente quando ho detto che andavo a piedi a scuola? Ecco, ora fa letteralmente troppo freddo per andare a piedi a scuola. Poi penso stia anche piovendo. Quindi mamma Betta mi porterà. Grazie, mamma Betta. Love you. Penso, spero di essere in preciclo perché ho voglia di dolci. Ciao. A parte i baiocchi stamattina, adesso crostata. Ho fame. Ho una fame tremenda. Ok, oggi dopo non so quanto tempo mi sono permessa la mia mezz'ora di catsaging in cui letteralmente sono stata sul divano a guardare TikTok. E in più ho anche sistemato delle cose per una collaborazione per la Huawei che ho dovuto fare ieri. Sia comunque verso le 3. Adesso studio un pochino, faccio un po' di cose qua, poi tra un po' esco al freddo e al gelo perché devo raggiungere la CECI in centro che andiamo a studiare da Papare. Poi alle 6 ho contemporanea, per chi non lo sapesse, ho inciso contemporanea, faccio contemporanea, hip hop e palestra. Comunque ragazzi, parliamo della bellezza di questa felpa di Zara. Stupenda, cioè, penso sia letteralmente la mia palette, i miei colori verdi. Adesso studio un po' italiano perché... perché sì, perché sabato ho la verifica, domani non ho, per domani non ho compiti, però appunto questa verifica maledettissima di italiano che non è la mia materia. Cioè c'è già buio però. Go. Sembra un involtino primavera però c'è ancora un po' di luce. Allora oggi è giornata davvero brutta di tempo, cioè... Anche perché questo weekend ho dei programmi abbastanza belli perché... perché vedrete, tanto ormai vi porterò con me. Sono stralice di rifare i vlogmas, di parlare con voi, di restaurare un rapporto che un po' abbiamo perso in questi mesi, perché è stata un po' disattiva. L'unico mio problema è che vorrei fare anche i vlogmas su TikTok, quindi mi sa che farò un giorno YouTube, un giorno TikTok. Niente, adesso quindi vado, metto all'opera. Devo anche parlare con una persona, decidere cosa fare. Per chi non lo sapesse, mi sono fidanzata. Già, very, very... plot twist, mi sono fidanzata e però sì, continuo a pensare che io nella mia vita non ce la posso fare da un ragazzo, quindi adesso devo vedermela appunto con questa cosa. E niente, auguratemi buona fortuna. Bella, bellissima. Allora, ok, sono le tipo 6:10, io contemporanea tra poco, infatti sono un po' in ritardo, ma ok, strano, io non sono mai in ritardo. Questo vado a piedi, perché ultimamente mi muovo un sacco a piedi. Buongiorno, oggi nuovo giorno, è venerdì 3 dicembre, quello che c'è la canzone che fa Third of December. Io sono un po' presa male, devo dire, però vabbè, per ragioni varie che sono un po' confusa, che magari vi spiegherò. Ho deciso che metterò anche questa giornata in questo vlogmas, quindi magari faccio dei vlogmas da 2 giorni. E niente, questo vlogmas penso che uscirà comunque il 4. Metto cappuccino e biscotti, diversi biscotti, perché il piano della dietista, che c'è, cioè, per la nutrizionista, merito di provare cose nuove. Però io, raga, lo facevo anche in estate, per dirvi quanto amo questa colazione. Di sera sono andata a casa dei miei zii a mangiare e ho mangiato quella patata strana. Here we go, to the school, yeah! We are excited! Oh my god! Ok, comunque l'outfit ve lo faccio vedere meglio dopo, ma è così. E ho anche dei bei capelli oggi. Here we are. Ciao a tutti, ho pranzato. Sono 2:30 e oggi è venerdì. Come vi ho detto, sono un po' presa male per questa questione appunto di ieri. Vabbè, sono un po' incasinata in questo periodo, devo dire, per quanto riguarda i sentimenti, non per quanto riguarda altro. Poi non so perché il venerdì mi prendo sempre male, non per questioni di autostima o perché magari mi vedo male le macchine, o per questioni di cibo, no, proprio io che mi prendo male senza neanche dei motivi. Vabbè. Come ogni venerdì che si rispetti, devo andare alle 3 ai pop, quindi tipo da 10 minuti devo già partire perché le 3 è davvero presto.
Poi finisco per le 4 e mezza e in teoria la novità di oggi è che devo andare dal gatto di mia zia. Stasera ceno, arrivano le mie amiche, vado appunto in questa casa qua, così sto dietro al gatto, intanto ceno anche con le mie amiche e sto un po' con loro, che penso di averne davvero bisogno. E niente, quindi oggi si studia e si va di pop. In realtà c'è una parte di me, una piccola parte tentata, che vorrebbe andare anche al centro commerciale, ma mi sa che coi tempi non ce la faccio, perché se finisco i pop per le 4 e mezza, arrivo sicuramente al centro commerciale per le 5. Io posso anche ripartire dal centro commerciale alle 5, ma no, no, non è fattibile. Cioè, se non dovessi studiare così tanto, sì, però devo assolutamente prepararmi per la verifica di domani, quindi assolutamente out. Ok, ho finito i pop, adesso sono in centro perché devo prendere un libro che ovviamente in biblioteca non c'è, quindi balza, vado a casa e studio, che devo studiare un botto per la cacchio di verifica, non so neanche cosa c'è in verifica, e poi stasera c'è appunto la cena, quindi devo muovermi. Eccoci, sono tornata a casa, è tardissimo perché sono letteralmente le 5 e in teoria io devo essere docciata e pronta e a casa, nell'altra casa, alle 6, quindi ora posticiperò alle 6 e mezza perché non so cosa fa. Ho fame, ma stasera mangio la pizza, quindi ora faccio una merenda un po' leggera perché altrimenti ridurre. Anche se mangio la pizza, sapete cosa mangio oggi a pranzo? La pasta col tonno, quindi bella unta, bella oliosa. Perché ragazzi, questa è la vita. Cioè, non è che se mangi la pizza devi ridurre prima. Niente. Mi sento stra tranquilla sul cibo, sull'aspetto fisico. E tra l'altro, io un po' filosofa. Adesso vi saluto che devo studiare Machiavelli. E ci vediamo stasera. Ragazzi, la mia vita è troppo piena, ve l'ho sempre detto. Adesso sono arrivata in appartamento e devo tornare a studiare. Ho studiato fino adesso, solo che appunto non mi sento pronta per la verifica. Perché è sempre così, quando studio non mi sento pronta. Mi metto subito sotto con lo studio di nuovo, poi alle 7 arrivano gli altri. Easy. Devo anche ordinare le pizze. Oddio, raga. Io no, pizza, con i miei pure. Andiamo nel vlog 2. È un vlog? Beh, allora non mostrare questa. Vlog 2. Ciao. Stiamo mangiando la pizza. Molto buona. Molto buona. Il vlog si finisce qua. E ci vediamo in un prossimo.